come difficile sia il percorso che si prospetta a causa della situazione economica generale che proietta nella realtà territoriale le difficoltà delle famiglie. Alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione che finanziano gran parte dei servizi sociali. Ai problemi del patto di stabilità che condiziona la possibilità di completare le opere pubbliche già iniziate e di iniziare opere pubbliche. È regolato da norme che non hanno avuto alcuna revisione da parte a favore dei comuni negli ultimi anni. E questo mi dispiace da un certo punto di vista operativo, perché i precedenti amministratori e i movimenti che fanno capolavoro, i partiti, a livello nazionale per 8 anni hanno governato e non c'è stata questa sensibilità da parte di loro, del governo centrale, di aiutare i comuni in questa operazione. E anche Tradate ha sofferto negli anni scorsi con molte difficoltà. È stato approvato, è stato confermato il patto di stabilità, ha seguito l'obiettivo, ma con un'estrema difficoltà. Quindi ecco, dallo Stato centrale era necessaria un'apertura, una revisione di queste norme, avrebbero aiutato l'economia locale. E questo è l'altro punto del quale noi subiremo le conseguenze di questa normativa. Altro problema che abbiamo sono le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità del 2011. Perché comporterà per il 2012 la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, delle entrate che comunemente finanziano i servizi generali dei comuni, al divieto di assumere personale, al divieto di assumere mutui per finanziare le opere pubbliche, alla limitazione delle spese correnti. Questi sono tutti vincoli che condizioneranno la gestione operativa dell'amministrazione comunale, tutti dobbiamo saperlo. Ai problemi strutturali, finanziari e debitori dell'assetto, a causa della mancata ristrutturazione dopo il provvedimento che era stato adottato dall'autorità di vigilanza nel maggio del 2011 e alle difficoltà finanziarie conseguenti all'indebitamento che era stato contratto dalle banche per le quali poi il comune è il finanziatore. Ai provvedimenti richiesti, non da ultimo e molto importanti, che da parte del Ministero dell'Economia, che sono pervenuti il 17 maggio, il giorno prima del termine delle elezioni del ballottaggio, che è seguita un'ispezione, tra l'altro per i quali occorrerà prendere dei provvedimenti importanti. E poi anche le altre procedure che ci sono in corso, per quanto riguarda la Corte dei Conti, sempre per le operazioni legate alla vendita dei due immobili del Comune alla società Sede. E queste sono procedure che sono in corso, che dobbiamo sapere e conoscere. In relazione a queste criticità, pregresse e risolte, il Comune si troverà di fronte a decisioni importanti per la normale gestione dei servizi e noi ci aspettiamo che questa situazione di crisi, come momento per attuare la condivisione dei cittadini, sia utile a risolvere i problemi dei più deboli e disagiati attraverso con la partecipazione attiva di tutti, delle associazioni del volontariato, del non profit, a supporto delle attività istituzionali dell'amministrazione comunale. Questo momento di crisi è un momento di avvicinamento della popolazione, delle associazioni e dei cittadini che come parte attiva possono contribuire ad aiutare a risolvere questi problemi. Di certo noi informeremo correttamente i cittadini delle situazioni di criticità e ne richiederemo la condivisione e la partecipazione attiva. Certamente non penseremo nei progetti faraonici, ma ai servizi efficaci e funzionali per la famiglia, i giovani, gli anziani e le fasce più deboli. Un altro argomento che sarà oggetto di partecipazione sarà per la gestione del territorio e la formulazione del piano di governo del territorio, a tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute per uno sviluppo compatibile e sostenibile della città. Anche